Buonasera. Senta Feltri, allora, martedì no, Zelensky ha parlato al Parlamento italiano. Ecco, lei che analisi ne trae? Oh. Si ha voglia. Non posso che esternare tutta la mia delusione. Ah sì? In quanto dopo tanta attesa mi sarei aspettato da Zelensky non tanto il numero del pianoforte suonato con la minchia, vabbè, dai, ma almeno due note di flauto suonato col culo. No, vabbè, ma non cominci, la prego. Cioè, comincio cosa? No, ma con queste affermazioni... Ma no, è fattuale. Ma cosa è fattuale? Non faccia delle... Calma. No. Zelensky è solo un Alvaro Vitali che ce l'ha fatta in politica. No, guardi, senta, adesso non può sminuire. D'altra tutto. Parte, se ce l'ha fatta Di Maio, che era bibitaro. Ma cosa c'entra adesso? La differenza è che le cose col cazzo Di Maio le fa adesso. Allora, senta, ho capito. Possiamo anche moderare un po'. No, i termini, visto il momento. Tra l'altro le ricordo che Zelensky è un presidente attualmente in guerra. Allora che facesse lui la guerra, che ma cazzo infatti... vuole da noi? Ma no, ma guardi, no, ma allora aspetti. Guardi che Putin, l'ho scritto più volte, è un dittatore squilibrato, ecco, che ha tante di quelle tare che se va dallo psichiatra, quello dice alla segretaria, non mi prenda appuntamenti per i prossimi 32 anni. Ecco, diciamo che l'aggressore appunto è Putin, no? E quindi... Ma è chiaro che Putin al posto delle sinapsi abbia delle scimmie urlatrici. Sì, ma senza insultare... Ma è fattuale. Ma no, che sia talmente un cazzone. No, ma no. Che l'erezione mattutina a lui prende tutto il corpo. Oh, mamma mia. Tanto da sembrare un rigor mortis. Allora, possiamo elevare un attimo l'analisi. Putin è così, però è anche altrettanto vero che non capisco perché Zelensky non si dimetta per salvare la situazione. Vabbè, ma lo sa che questa invece questo Rambo del discount ci coinvolge. Piano. Al punto che l'unica speranza di salvarci dalla atomica russa è che cada a Napoli. Ma che ragione, ma perché?